sesta edizione che ha visto l'Ateneo Romano della Sapienza gremito di studenti addetti ai lavori per un appuntamento didattico cinematografico dedicato ai cortometraggi realizzati dagli studenti. La Città in Corto quest'anno ha scelto, oltre ai temi liberi, un importante argomento: la sicurezza stradale. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei giovani di oggi, non è dall'altro giorno che succede. Per gli adulti è la quarta causa di morte, quindi per questo se ne parla poco, perché ovviamente gli adulti costruiscono il centro dei temi della comunicazione. È invece interessante il linguaggio, non è banale che l'università, sarebbe inspiegabile il contrario, si occupi di forme culturali alternative. L'evento, organizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione e il Centro Teatro Ateneo dell'Università La Sapienza, ha visto tra gli altri il contributo dell'Osservatorio Istituzionale per l'Educazione Stradale e la Sicurezza nella Circolazione della Regione Lazio. L'osservatorio ha condotto in questi anni una molteplicità di iniziative di carattere didattico, partendo sin dalle elementari e in attività anche che coinvolgono molto, e su questo anche abbiamo puntato, non soltanto i media ma direttamente i territori. Importante la presenza di realtà legate al doloroso tema delle vittime della strada, che hanno voluto fortemente partecipare e promuovere la manifestazione. Dunque, io ho perso un figlio 11 anni fa in una strada di Roma. Lui era un appassionato di cinema, aveva pure realizzato qualche cortometraggio insieme ad altri amici, e quindi abbiamo ritenuto che il modo migliore per poterlo ricordare fosse quello di poter realizzare dei cortometraggi, ma con un indirizzo ben specifico, quello sulla sicurezza stradale, e in modo particolare realizzato dalle scuole superiori, in modo che i ragazzi si sensibilizzano al problema. Un festival che alla sesta edizione ha riscosso un enorme applauso di pubblico e che, rivolgendosi agli studenti universitari italiani dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, ha offerto loro la possibilità di esprimersi su più linguaggi e temi, ma soprattutto la chance di diffusione vetrina in altri festival, come quello del Cinema di Tropea, partner dell'evento. Il Tropea Film Festival ospiterà, nella prossima edizione che si svolgerà dal 17 al 23 agosto, tre lavori presentati qui al festival. Questi tre lavori sono rispettivamente Rec Stop Play, Oggi come ieri e Lazarus. Già sapere che tre film sono in finale è una gran bella cosa. All'interno del festival La Città in Corto, evento cinematografico presentato nell'Ateneo Romano della Sapienza, il tema della sicurezza stradale ha fatto la parte del protagonista, con una edufiction dedicata interamente all'argomento La Famiglia Guidi. È un progetto, una edufiction, come si dice, rivolto alle famiglie, perché noi pensiamo che la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva, una responsabilità della comunità, anche se sappiamo benissimo che sono i giovani le vittime più colpite dagli incidenti stradali. E quindi questo strumento è uno degli strumenti che ci sembra possa attraversare trasversalmente un pubblico molto vasto, con i caratteri anche di una leggerezza, in uno stile accattivante e non noioso, perché quando si parla di fiction la grande popolazione, diciamo, è più attratta dal tema, e invece noi la riempiamo di contenuti che sono molto seri. Con molta ironia ed un linguaggio diretto, oltre che ottime intuizioni registiche e attoriali che hanno conquistato la platea, l'edufiction della Famiglia Guidi ha interpretato in maniera innovativa il messaggio della sicurezza stradale, proponendosi di arrivare così in maniera diretta al grande pubblico. Una lezione tenuta dagli autori della fiction ha illustrato le tematiche e gli intenti principali e ha dimostrato come i media dovrebbero in questo senso fare di più, rivolgendo più attenzione a tematiche del genere. Mio figlio che vuole mettersi al volante dopo aver passato la serata a ubriacarsi bevendo vodka. Gliela do io la serata russa. Ma non lo sapete che la guida in stato di ebbrezza è una delle prime cause di incidenti stradali per i giovani e non solo? Già vi trovate, allora io esco. Ciao. Fermo. Che succede, papà?
Ho fretta, non ti ha detto nonno della serata russa? Me l'ha detto, sì, ma tu lo sai se ti fermano che ti fanno? E se poi si venisse a sapere che sei il figlio di Arturo Guidi, il più grande insegnante di scuola guida del quartiere, cosa penserebbero? Penserebbero che hai un super figlio che ha anche un gran gusto in fatto di donne. Sicurezza stradale, tema scelto per l'edizione di quest'anno, vuol dire anche comunicazione di un argomento spesso bistrattato dai media nazionali, lo ha ribadito il professor Mario Morcellini. Queste forme culturali sono impressionanti, è sorprendente che il sistema dei media, così chiuso in se stesso, così poco innovativo, non si accorga di quanta roba c'è in giro. Basterebbe aprire le finestre sulla cultura dei giovani.